eccoci alla seconda tappa. Allora, dopo il Fenicotto della Rosa, Emanuela, andiamo su altri lidi. Che lidi andiamo? Beh, dopo il Fenicotto della Rosa, dalla laguna del Delta del Po, sempre laguna in realtà, perché ci spostiamo nella bellissima città di Venezia e incontriamo il Bistrò de Venise, un bellissimo ristorante dove tra l'altro all'interno, che si occupa della carta dei vini e dell'abbinamento cibo-vino, c'è un bravissimo sommelier che è Stefano Cipollato, quindi è della nostra scuderia. Allora, facciamo un passaggio prima con i nostri amici sommelier, che sono il nostro delegato di Venezia. Ciao a tutti, appuntamento imperdibile questo a Isola della Scala del risotto del sommelier. Ci siamo anche noi in rappresentanza a Venezia con 3 pezzi da 90 di quello che è una delle referenze più importanti dell'area storica del centro di Venezia. Quindi, se li vuoi presentare tu? Certo. Li conosci bene? Lo chef Paolo Businaro. Salve. Abbiamo maître nonché sommelier nonché membro del consiglio di delegazione Stefano Cipollato. Sì. Buongiorno a tutti, signori. E Deox Macchina, il titolare. Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui con noi. Allora, intanto introduciamo un attimino questa ricetta che è anche abbastanza interessante. L'hai già vista? Manu? Beh, io ho visto il titolo, risotto de fenoci, quindi comunque è un risotto a base di verdure al quale sarà abbinato tra l'altro un vino secondo me molto interessante, perché è un vino firmato da Celestino Gaspari, quindi dalla Valle. Un amico nostro che ritroviamo in molte occasioni. L'ho visto girare qua in sala, dopo andremo a trovarlo. Beh, se ci volete parlare un po' di questo abbinamento. Parlo io dell'abbinamento. Allora, siamo partiti da un risotto con i finocchi, quindi un risotto che è un piatto veneto, e il finocchio in questo caso è una crema, e lo abbiniamo con delle spezie, perché su Venezia sono passati parecchi mercanti eccetera eccetera, quindi spezie a liquirizia, anice stellato e una polvere di arancia, e viene decorato con del pesce cotto e crudo, ok, anche esso marinato con le stesse cose, quindi molti profumi. E sarà molto interessante poterlo assaggiare, veramente una cosa particolare. E cosa andiamo a dire di Celestino Gaspari, di questo vino che avete? Allora, abbiamo scelto il vino ovviamente con cognizione di causa. Il piatto preparato dal nostro chef è un piatto basato su consistenze, su equilibrio di sapori e aromaticità soprattutto. E quindi il vino di Celestino, a parte l'unicità della rondinella bianca, quindi una rondinella, una mutazione clonale della rondinella che è proprio un'unicità intrinseca di questo vino, e anche con l'aggiunta di vitigni aromatici come il Golden Traminer, il Kerner e Manzoni. Quindi l'equilibrio del vino giocato sulle aromaticità del vino stesso in abbinamento con il piatto hanno creato questa armonia di sapori. Quindi oggi abbiamo portato in trasferta il suo locale qui. Sì, il Bistrò de Venise a San Marco, quindi noi tentiamo di tenere il più alto possibile il gonfalone nostro, augurandoci che sia di gradimento agli ospiti e soprattutto alla giuria. Cosa dici, Paolo? Che sia l'occasione per strappare il titolo a Verona, che ormai se lo aggiudica da innumerevoli anni. Allora direi incrociamo le dita e in bocca al lupo. Evviva Venezia! Evviva Venezia! E noi continuiamo a presentare i piatti, anche perché tra poco vedo già parecchi ospiti che stanno arrivando in sala e fra poco partiranno con le degustazioni. Tra pochissimo parte la gara, quindi ecco. Sempre in diretta sul canale di Ice Veneto. A tra poco.